Ciao, oggi andiamo a fare le pizze con un impasto Polish. Nel video precedente ti ho fatto vedere come bisogna preparare il Polish, te l'ho posto in descrizione. Adesso dobbiamo andare a finire l'impasto e ci vogliono 7 g di sale, i restanti 250 g di farina zero e 100 ml di acqua. Per prima cosa sciogliere il sale nell'acqua. Poi aggiungere la farina al polish poco per volta. Aggiungiamo metà di acqua e iniziamo a lavorare l'impasto con una forchetta. Uso la forchetta perché la forchetta rispetto al cucchiaio mi permette di incorporare più aria. Movimento dall'esterno verso l'interno e man mano asciughiamo la farina e l'acqua. Aggiungiamo altra farina, sempre poco alla volta, e facciamo assorbire la farina all'impasto sempre dall'esterno verso l'interno. Mettiamo il restante dell'acqua, facciamo assorbire l'acqua dall'impasto e mettiamo il restante della farina. Andiamo a lavorare con la mano perché ci vuole più energia. Man mano che la farina si asciuga tutta, trasferiamo l'impasto sul tavolo e lo lavoriamo per 5 minuti. Poi lo lasciamo riposare per 15 minuti. Vedi la pasta com'è bella liscia e più rilassato è l'impasto, e andiamo a fare le pieghe di rinforzo. Questi pieghi di rinforzo ti permettono di avere un impasto compatto, omogeneo e incorpora molta aria, dove i lieviti si sviluppano. Facciamolo riposare per 2 ore, temperatura ambiente, e questo è l'impasto finale. Direi un impasto perfetto. Lo trasferiamo sul tavolo. Andiamo a fare i panetti. Mettere i panetti poi in una ciotola, un recipiente. Io in questo caso ci spennello l'olio sopra, ci spennello l'olio per non far fare la crosta, se no va bene anche un canovaccio umido. Far crescere per un paio d'ore e questi sono i panetti. Andiamo a stendere la pizza. Mi raccomando, all'interno verso l'esterno, spingendo l'aria verso il cornicione. E poi lavoriamo la pizza. Adesso andiamo a fare la pizza. In descrizione ti posto la recensione che ho fatto su questo forno. Devo dire, è un ottimo forno. E questa è la prima pizza, direi molto molto buona, un bellissimo aspetto e molto invitante. Adesso andiamo a fare la seconda pizza. Questa è la seconda pizza, un aspetto ancora migliore della prima. Questa è la morbidezza della pizza. Adesso andiamo a vedere da vicino il cornicione, come vedi è cresciuto bene, sotto è cotta benissimo. Iscriviti al canale e alla prossima, ciao!